Ciao bambini, come state? Tutto bene? Come è andata a scuola? Anche oggi, dopo una bella giornata passata tra i banchi, vi consigliamo di fare un po' di attività fisica con noi. Vediamo quindi subito il primo gioco di oggi. Il primo gioco di oggi si chiama il velocista. Per fare questo gioco vi serviranno tre cerchi, un pallone, un cuscino per l'equilibrio, due pony disposti a formare una curva e due pony messi uno di fronte all'altro. Ragazzi, vediamo questo gioco come si fa. Partiremo dal primo cono giallo e dovremo fare una corsa in avanti, poi una corsa indietro, poi un'altra corsa in avanti. Subito dopo dovremo fare uno slalom tra i coni messi a curva. Arrivati all'ultimo cono, saliamo poi sul nostro cuscino per l'equilibrio. Dal cuscino raccogliamo il pallone, mamma e papà ci diranno il colore di uno dei cerchi e noi dovremo fare centro nel cerchio dopo aver fatto rimbalzare la palla fuori dal cerchio. Bambini, vi faccio vedere l'esercizio. Ok bambini, come avete visto il mio pallone è entrato dopo che ha fatto un rimbalzo fuori dal cerchio. Se riusciamo a farlo guadagniamo 10 punti. Bambini, provate questo gioco per 10 volte e vediamo quanti punti riuscite a fare. Bambini, il nostro secondo gioco di oggi si chiama Mille Salti. È un gioco in cui ovviamente dovremmo saltare. Cosa ci servirà per fare questo gioco? Ci serviranno 2 cinturini, poi ci serviranno dei cerchi di 4 colori diversi, almeno 3/4 cerchi per ogni colore. Poi ci servirà un pallone, ci serviranno dei coni per fare uno slalom e ci servirà un sacco in cui dovremo entrare e fare saltare col sacco. Bambini, vi spiego l'esercizio. Dovremmo iniziare prendendo il sacco, entrandoci dentro e facendo uno slalom saltato tra i coni. Poi lasceremoci il sacco, prenderemo il pallone, ma mamma e papà ci diranno uno dei colori dei cerchi. Noi dovremo saltare solo nei cerchi di quel colore. Arrivati all'ultimo cerchio, dovremo lanciare la palla come se fosse una palla da bowling e farla, cercare di farla fermare tra i cuscini sui. Se riusciremo a fare tutto il percorso giusto, quindi ad entrare solo nei cerchi del colore detto da mamma e papà, e riusciremo a far fermare la palla dentro i cuscini sui, allora guadagneremo 20 punti. Se invece faremo solo il percorso giusto, ma non riusciremo a far fermare la palla tra i cuscini sui, allora guadagneremo 10 punti. Bambini, proverete questo esercizio 10 volte e vedremo quanti punti riuscirete a fare. Adesso vi faccio vedere io quello che è l'esercizio. Cambio! Ecco qua bambini, io ho guadagnato 20 punti perché sono entrato solo nei cerchi gialli, che erano quelli che mi hanno chiamato mamma e papà, e sono riuscito a far fermare la palla nella zona tra i due cinesini. Bambini, adesso provate voi. Bambini, nel nostro terzo gioco giocheremo a il pallavolista equilibrista. Cosa ci servirà per fare questo gioco? Ci serviranno 4 cerchi di colore diverso, ci servirà un pallone, ci servirà un cuscino per l'equilibrio, ci serviranno 2 coni e ci serviranno anche 2 giochini come questo, in cui dovremo appoggiare il piede e camminare in cambio di equilibrio. Cosa dovremo fare? Dovremo fare buttarci tra un cono e l'altro utilizzando questo gioco. Dopo arriveremo sul cuscino per l'equilibrio, staremo in equilibrio sul piede, dal cuscino raccoglieremo il pallone e facendo il bagger come a pallavolo dovremo riuscire a fare canestro centro in uno dei cerchi. Vi faccio vedere cosa dovete fare. Ecco qua bambini, quale sarà il cerchio che dovrete colpire? Sarà quello che vi diranno mamma e papà. Ogni volta che fate centro guadagnate 10 punti. Bambini, provate questo esercizio per 10 volte. Bambini, il nostro ultimo gioco di oggi si chiama la strana corsa. Cosa dovremo fare? Dovremo preparare il nostro bersaglio X e i cerchi per fare centro. Poi ci serviranno le zagome, le
mani dei piedi che l'hanno preparato altre volte, colorate di tre colori diversi, verde, blu e rosso, e le dovremo tirare verso il lato dove non si vede un colore. In questo modo, vedete, il blu è appena il nero rivolto verso l'alto. Cosa dovremmo fare? Dovremmo preparare due percorsi distinti con le sagome, uno dove andremo noi e l'altro dove andrà mamma o papà. Quale sarà il gioco? Al via, dovremo partire ognuno dal proprio percorso. Quando incontreremo una sagoma, la dovremo girare. Se la sagoma presenta il colore rosso, allora noi dovremo stare in equilibrio per 3 secondi sul piede. Se la sagoma presenta il colore blu, dovremo fare 3 salti verso l'alto. Se invece la sagoma presenta il colore verde, dovremo fare 3 giri su noi stessi. Il primo che riesce a finire il suo percorso potrà prendere uno dei cerchi e iniziare a lanciare. Quando il secondo riesce a finire il suo percorso, se ci saranno ancora dei cerchi, dovrà prenderne uno e lanciare. Chi vince, vince, chi fa i punti. Martini, mi raccomando, i due percorsi devono essere diversi, quindi magari il bambino prepara il percorso per la mamma e papà e il papà, mamma e papà preparano il percorso per i bambini. Va bene? Vi faccio vedere. A via partiamo. Prima sagoma viene, farò 3 giri su queste. 1, 2 e 3. Rossa. Poi l'equilibrio sul piede, 3 secondi. Dovrò fare 3 salti verso l'alto. Adesso c'è finta che lo girate tutte, arrivo alla fine, prendo uno dei cerchi e provo a fare 100. Bambini, appena il mio avversario, mamma e papà, hanno finito il percorso, iniziano anche loro a prendere i cerchi. Bambini, fatto questo, provate a fare 5 sfide e dopo avete finito l'allenamento di oggi. Ragazzi, ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti, fateci sapere se vi è piaciuto l'allenamento e quali giochi volete fare con noi.